Ciao Pietro, Oh. Ciao, ti ciao vedo. Pietro. Ciao, Ciao, ciao ragazzi. siamo un po' tanti. Ok. Sì, tutto a posto. Tu come stai? Bene, 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 alla grande, dai. mi fa piacere, grazie di essere qua. Adesso tra 2 secondi, perché l'abbiamo fatta prenotazione, Ok. non pensavamo a un successo così, siamo 100, Pietro. Spettacolo. Anche Patu, vedo anche Patu lì. Sì, c'è anche Patu, poi dopo ti devo far salutare anche da una persona che vuole assolutamente salutarti. Ti Va facciamo bene, facciamo una tutto. piccola sorpresa. Ragazzi, mi dite voi quando posso partire ufficialmente, se ci siamo tutti coi prenotati. Io direi Qua che siamo quando Pellico, 88. esatto, quando Pellico ti dà l'ok che siamo tutti dentro, siamo Pellico, partiti. non ti sento, ti sei disattivato il microfono. Ragazzi, intanto, visto che ci sono questi 2 o 3 minuti, se qualcuno vuole salutare Pietro a voce, qualche ragazzo, qualche bimbo lo può fare. Poi dopo però togliete il microfono, se no non riusciamo a parlare se ci sovrapponiamo la voce tutti. Però potete farlo, Ciao Pietro. Oh, grande. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Tra l'altro, Pietro, Pietro. ti dico già che Ciao. i pochi che ti stanno salutando, a Ok. qualcuno vedi la maglia della Fortitudo, perché hai vari tifosi, eh? Cioè, noi ci siamo messi tutti la maglia bianco-rossa dell'esordio, però molti hanno la tua maglia, la maglia della Fortitudo. Mi hanno chiesto, ma si possiamo mettere la maglia della Fortitudo? Ho detto, certo. Grandi ragazzi. Esistono anche i virtusini, però. Aia, vabbè. certo. Bene, Ovvio. direi che possiamo iniziare. Pellico, mi dai il via. Poi pian piano entreranno dei ragazzi un po' più in ritardo, ma li inserisco io Sì, senza dai, problemi. perché sono già le 18:03, dai. Molto bene. Ragazzi, ciao a tutti. Vi spiego un po' cosa andremo a fare prima di parlare con Pietro, perché giustamente è con lui che volete parlare e non con me, diciamo che ci conosciamo bene. Questo programmino l'abbiamo chiamato a tu per tu. Volevamo dare la possibilità a voi di conoscere da vicino un giocatore di altissimo livello, visto che ci sentiamo già settimanalmente per gli allenamenti, siete molto bravi a fare attività con i vostri allenatori, e abbiamo pensato che poteva essere interessante per voi, dal mini basket al settore giovanile, e poter parlare con un giocatore. Tra l'altro, qui abbiamo risaluto Pietro, che l'ho già salutato prima, è entrato e lo ringrazio. Abbiamo uno dei giocatori che ha fatto più carriera negli ultimi anni, gioca in Serie A1 da tanti anni, ha giocato in Turchia, dopo vi diremo anche la carriera, soprattutto ha giocato tantissimo in nazionale e soprattutto ci siamo molto legati perché la sua carriera è un po' partita da Imola, vero Pietro? Esatto, no, assolutamente. No, 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 è iniziata non un po', proprio da Imola. È iniziata a Imola 13 anni fa, giusto? Eh sì. 2006-2006, mi sento un po' vecchio. Anch'io. Secondo me avevo più capelli io, che adesso non ne ho più, ti ricordi? Però È sono vero. diventato un po'. Però sei più in forma, giusto, giusto. Grazie, Pietro, grazie mille. Scherzi a parte, oggi entriamo appunto a casa di Pietro Aradori. Pietro Aradori entra in casa vostra e mi piacerebbe che ci potesse essere un boato come quando facciamo le feste di settore giovanile di mini basket in palestra. Purtroppo non ci sarà il boato perché sennò le connessioni saltano. E quindi se volete salutare con le mani, fare qualche gesto, siete liberi di farlo. E finisco semplicemente dicendo che chiedo a voi di tenere i microfoni spenti fino alla fine, perché Pietro verrà intervistato da Carlo, di Rella e da Samuel, che ringrazio molto, che hanno curato la parte delle domande che dovrebbero essere interessanti per voi. Poi alla fine abbiamo scelto qualche domanda che farete direttamente voi con la voce. E faccio ancora i miei complimenti e ringrazio tanto Pietro, perché dopo alla fine lo lasciamo andare, perché secondo me è molto bello che un giocatore come lui sia disponibile verso voi ragazzi, verso lo staff,
e che in questo momento purtroppo, Pietro, ci tieni accesa la passione per il basket, quindi ti ringrazio davvero. No, grazie, ma anche voi mi aiutate, a, anche se non passa mai, ma la passione, però sai, è un momento così che non si può fare quello che ci piace, quindi dobbiamo tenere duro. Bene. Io ti saluto, prima di lasciarti a Carlo e Sam, c'era una persona che è tra i partecipanti uditori, che ti conosce molto bene e ti voleva salutare. Adesso okay. Attiviamo il microfono, io ti saluto, grazie ancora Pietro. Ciao, ciao. Okay. Vado? Ciao Chico, sono Saba, ti ricordi? Grande Saba, certo, come stai? Bene, bene, bene. Allora... Ti vedo che stai bene. Esatto, mi ricordo tantissimo quando facevamo le gite che andavamo a Faenza, perché non avevi ancora la patente, con Boni, certo. Con Piazzino. Andavamo sempre assieme un'oretta prima, andavamo là esatto, a pompare. Esatto, a lavorare e avevamo un grande equipaggio, ci divertivamo molto. Sì, no, ma bei momenti, momenti bellissimi. Quella mezz'oretta lì ad andare, stava andando sì, io, sì. Guarda. Mi ha fatto piacere sentirti. Era veramente molto bello. Poi ti ho visto il ritiro con la nazionale, però eri troppo impegnato. Ti abbiamo seguito io, Lorenzo Dal Monte, eravamo là per vedere un po' di giorni il vostro lavoro, però vi abbiamo lasciato perché okay. Era Folgheria, fra l'altro non si prestava molto sì. Venire no, giù, infatti, eccetera. Magari non ci siamo incrociati quella volta. Certo, lì. Però ti seguo sempre, hai capito Pietro? Grazie, Saba, anch'io ho bei ricordi, grazie. Sei un grande, ciao Pietro. Ti lascio ciao, un abbraccione, grazie. Ciao. Bene. Allora ragazzi, innanzitutto anch'io volevo ringraziare Pietro per la disponibilità. Max grazie. Ha parlato di un grande giocatore, ma grande mi sembra riduttivo. Qua parliamo di un grandissimo del panorama italiano. Faccio una piccola e breve parentesi sulla carriera, così che anche i piccolini possano capire quanto tu abbia giocato ad alto livello. Dopo una carriera giovanile... a Lograto, Lumezzane e Casal Pusterlengo e ovviamente Pietro ogni errore che farò fermami subito perché va bene. Potrebbero esserci e esordisci da professionista dopo una stagione da under in B1 a Imola nel 2006-2007 in Lega 2 in cui chiudi con quasi 13 di media a 18 anni giusto? Sei dell'88 sì. Quindi 2006-18 sì, esatto. Anni 12.8 devo dire tanta roba. Subito dopo inizia la tua prima volta in Serie A, 2007-2008, trasferimento a Milano e insieme alla prima esperienza in Serie A viene anche la prima esperienza in Eurolega, quindi il massimo palcoscenico che un ragazzo possa sognare. Sì. Quella stagione però finisce a Roma, con cui raggiungi la finale, persa purtroppo con Siena, correggimi se sbaglio. No, giusto, se non ti dico niente stai dicendo tutto bene. Perfetto. E poi dopo, dal 2008 al 2010, la prima vera consacrazione a Biella. Il primo anno 6 di media, se non erro, il secondo l'esplosione 17 di media. Dici brevemente cos'è cambiato in quei due anni. Ma principalmente passare da, dopo il bel campionato fatto con Imola, passare in una squadra come Milano in cui era molto diversa rispetto ad adesso, non c'era Armani come presidente, il presidente era Corbelli, era ancora Armani G sponsor, io ero molto giovane e dovevo fare prima i miei passi, i miei errori, crescere prima di approdare in una squadra così importante o comunque fare un campionato come di alto livello insieme all'Eurolega e quindi niente, era solo un processo di crescita, di maturazione che poi mi ha portato a Biella a fare due bei campionati, passo dopo passo, non a caso il primo bene e il secondo molto bene, perché sono processi di crescita che non vanno bruciati e ho bei ricordi di quegli anni. Assolutamente. E dopodiché, dopo i due anni a Biella, vieni ingaggiato da Siena, con cui arriva al primo anno subito un bel triplete, Coppa Italia, esatto. Scudetto e Supercoppa, e terzo posto in Eurolega. Sì, esatto. E, il secondo anno, altro triplete, però dopo lì andiamo in ambiti che non ci riguardano. Esatto. E, sì. 2012-2014, due anni a Cantù, con cui subito vinci la Supercoppa italiana e una semifinale scudetto.
l'anno dopo, il 2 anni, una stagione un po' travagliata, perché parti in Turchia al Galatasaray, con cui giochi solo 7 partite per problemi societari. Dopo, in Spagna all'Estudiantes, ottime cifre, 13 di media in 20 presenze, e finisci a Venezia, arrivando purtroppo fino a gara 7 di semifinale, persi da Reggio. Certo. La stessa Reggio che ti firmerà i 2 anni dopo, con cui subito vinci la tua quarta Supercoppa, e purtroppo perdi la finale Scudetto per mano dell'Olimpia Milano. Quindi ragazzi, vedete comunque che sempre, ovunque è andato, quasi sempre è arrivato playoff, scudetti, finali, semifinali, parliamo veramente di alto livello. Purtroppo non si può sempre vincere. Assolutamente. Dopodiché, dopo Reggio, abbiamo la Virtus, esatto, con cui nella prima stagione sei protagonista. Ottime cifre, ma purtroppo non arrivano i playoff. Nella stagione successiva addirittura investitura capitano, e con cui sollevi un trofeo importantissimo, che è la Basketball Champions League, il 5 maggio del 2019, data che, lasciamelo dire, a noi interisti suscita qualche lacrima, per te invece una grande gioia. Esatto. E poi ovviamente il passaggio alla Fortitudo, con cui è finito questo anno in modo un po' brusco. A metà. Esatto, a metà. Con cui, no, un po' di più della metà comunque, insomma, così. Nel quale hai il tuo record di punti e comunque la stagione stava andando benissimo. Questo è un po' il riassunto della carriera. Per quanto riguarda la nazionale, dopo tutta la trafila delle nazionali giovanili, dall'Under 16 all'Under 20, conquisti la medaglia di bronzo agli Europei Under 20 del 2007 e approdi finalmente in nazionale maggiore, con la quale hai 154 presenze e 3 edizioni dei campionati europei, 2013, 2015, 2017. Spero di essere stato per voi ragazzi il più preciso possibile. E adesso vorremmo iniziare con le domande, vero Sam? Sì, intanto ciao Pietro, grazie mille, mi accodo a Carlo nei ringraziamenti per la disponibilità. E ti aggiungo davvero tanti complimenti, perché quando un giocatore rimane così poi ad alto livello e riesce a giocare così ad alto livello per tanti anni, vuol dire che di qualità ce n'è e ce n'è anche tanta. Grazie. Abbiamo detto che sei partito, parto con le domande subito. Abbiamo detto che sei partito praticamente da Imola, ok? Se ti va di raccontarci un po' qual è il tuo ricordo dentro e appunto, come abbiamo detto con Saba, anche fuori, qualche ricordo di Imola interessante. A Imola sono arrivato che dovevo ancora finire la scuola e quindi mi sono iscritto al liceo lì a Imola e vivevo insieme a Bonessio, vivevamo assieme e andavamo all'allenamento assieme. Ovviamente non c'avevamo la patente ancora e quindi stavamo in centro, che era comodo, e poi si scarrozzava sempre qualcuno, perché ci allenavamo a Faenza, al Palacattani, quindi andavamo con Alessandro Piazza o con Carletto Contaldo. È stato un anno bellissimo, insomma, Imola mi è rimasta nel cuore, c'ho ancora parecchi amici che sento, vedo e ci vediamo spesso, anche quando sono a Bologna. Che è successo qua, Bu? C'è un ragazzo che ha... Ragazzi, okay. Con le mani fermi, se no. È stata una bella stagione, dai, anche se un po' travagliata, anche se un po' di casini, però bei ricordi, siamo cresciuti tanti ragazzi, io, Bonessio, Stefano Gentile, Ale Piazza, quindi ho bei ricordi. Super, super. Primo anno fuori di casa? Lì a Imola? Sì, dico, da dopo le giovanili, cioè le giovanili riuscite a fare avanti e indietro? No, giovanili ero andato a casa al Pustelengo in foresteria. Ok, stavo, sì, era un'oretta da casa, vicino, comunque ero via di casa. Però la prima esperienza professionista l'ho fatta a Imola. Sì, no, era solo per sapere se eri anche fuori di casa lo stesso anno. Grazie mille. Sì. Oltre di esperienza Imola, volevo far vedere una maglietta che tu firmasti a me 12 anni fa,
ha una, non so se si vede bene. Sì, che poi ho cambiato firma, ho cambiato numero. Questo sì, ha una festa dire... di Natale, tipo di non so quanto. Posso dire, per confermare il ricordo che ha Pietro di Imola, che questo aneddoto brevissimo. E andammo a giocare 2 anni fa con l'Under 18 Eccellenza, e andammo a giocare in Arcoveggio un lunedì, e penso che loro avessero un impegno infrasettimanale perché si allenavano, e la prima squadra si allenava. Io passai con, insomma, con la maglia di Imola, ovviamente. Lui, leggendo il nome, subito si ricordò e iniziò a urlare nel corridoio: "Forza Imola", mi ricordo, non so se ti ricordi, Pietro. Sì, ci sta, possibile. E è quindi vero. Ha sempre, cioè, è sincero quando dice che è un ottimo ricordo, lo posso confermare. Esatto. Passando alla seconda domanda, ti chiediamo come valuti il tuo percorso giovanile, se c'è qualcosa che faresti diversamente. No, assolutamente no. Il mio percorso giovanile è iniziato nel Team 75, che è la società del mio paese, che nel lontano 1975 mio padre, insieme ad altri 4 amici, l'ha creata. Tra l'altro l'hanno creata il 9 dicembre 75 e io sono nato il 9 dicembre 88, quindi alcune volte il destino è incredibile. Ho fatto un po' di anni lì, tutto il mini basket, dopodiché sono andato 2 anni a Lumezzane, c'è un ottimo progetto a livello nazionale con Beppe Barbara, che è uno dei, che secondo me rimane uno dei migliori allenatori a livello giovanile, e ho fatto 2 anni lì e facevo avanti e indietro, dopodiché lui si è spostato a Pusterlengo, io l'ho seguito e ho fatto 3 anni fuori di casa prima di poi arrivare a Imola, quindi ho fatto tutte le nazionali giovanili e è stato un percorso positivo. Non abbiamo vinto niente, anche se eravamo una squadra molto forte a casa del Pusterlengo, e c'eravamo io, Gallinari, Poletti, gente comunque che ha fatto tanti anni di B1 a 2, però rifarei tutto. Grazie. Prego. Allora, abbiamo parlato, hai citato un allenatore, e mi collego a questa cosa qui e ti chiedo qual è l'allenatore che secondo te, e non mi importa dentro o fuori, o se ce ne vuoi dire uno dentro del campo, uno fuori dal campo, un allenatore che ti ha aiutato molto, magari in un periodo in cui le cose non andavano, insomma, una figura, un allenatore che ti ha aiutato sotto qualche aspetto. Ti potrei dire che mi ha dato una grossa mano a uscire Nando Gentile, sicuramente lì a Imola, e poi dopodiché Luca Becchi a Biella mi ha fatto esplodere, e sicuramente senza la loro fiducia non sarei riuscito a emergere, a uscire, e dopodiché lì, una volta che sei, che sono esploso, sono uscito, poi sono andato con le mie gambe. I momenti difficili ce ne sono stati tanti, ci saranno sempre, e devi uscire con le tue gambe, insomma, non ti dà la mano nessuno. Ok, però sì, la fiducia diventa fondamentale, soprattutto per un giovane. Esatto, all'inizio sì, è fondamentale, quindi devi avere la possibilità di sbagliare, crescere, tutti sbagliamo, e soprattutto quando si è giovane, prime armi, prime esperienze, è fondamentale che ci si dia la possibilità di continuare a farlo. Ok, super, grazie. Rimanendo in tema allenatori, si dice che quando un giocatore diventa un allenatore, molto spesso chiede alle squadre che allena una cosa su cui era carente o diciamo che gli pesava di più fare. Se Pietro Aradori fosse allenatore oggi, cosa chiederebbe alle sue squadre? Sai che non mi ci vedo proprio come allenatore, sai, non è la mia aspirazione, però se fossi allenatore, la mia squadra mi piacerebbe che giocassero, puntassero molto sul rimbalzo, contropiede, tiri veloci, per far spettacolo, per vincere in quella maniera, se devo proprio sforzarmi a pensarmi allenatore. Ti rivedi molto in quello stile di gioco? And gun. Sì, ti vedi comunque molto. Esatto. Okay. Sì. Allora, ti chiedo, sappiamo tutti, soprattutto quando un giocatore esplode, ma non solo, anche a giovane, e magari promettente, che durante un'estate possono arrivare tante offerte, ok? Da diverse squadre, con diverse formule, diverse cose.
Quando tu nell'estate, immagino insieme al tuo procuratore, devi valutare tutte queste offerte, ok? Cos'è, sì, che pesi dai a tutte le componenti di queste offerte? Mi viene in mente ovviamente l'ambiente, l'allenatore, il salario. Comunque hai una scaletta che segui di priorità oppure cerchi sempre di mixare il massimo e cercare l'offerta più completa? Dici un po' come la pensi. No, la prima cosa che guardo è il progetto e se la società crede in me e non ci sono dubbi sulla mia firma. Quella è la prima cosa. Okay. L'aspetto economico tanto lo fa il mercato, non ci sarà mai nessuna squadra che ti offre 10 e l'altra che ti offre 20. Magari una ti può offrire 12 e l'altra 9, ma non è quello che fa la differenza a fronte di una bella stagione, che puoi averla solamente avendo la fiducia e essendo nel posto giusto al momento giusto. Quindi indubbiamente per primo il progetto e la fiducia della società, dell'allenatore in te. Super. Sono d'accordo, è molto importante. Super. Sam ti ha chiesto una cosa generica di estati, e io invece te ne chiedo di una in particolare. Dopo il secondo anno di BL, quello in cui diciamo che si è esploso, abbiamo detto prima, sì, in cui hai vinto anche tra l'altro il miglior under 22 della Serie A, esatto, si è parlato di NBA. Anni fa. Esatto, si è parlato di NBA. Ci puoi raccontare un po' cosa è successo quell'estate? Praticamente il draft, vabbè, lo sapete, funziona che quando scadono gli anni, che sono i 4 anni di college loro, chiunque gioca pallacanestro è a un certo livello è automaticamente eleggibile. E quindi io non mi ero dichiarato perché non avevo contatti concreti, c'era stata qualche squadra interessata, però non avevo squadre veramente interessate a me. E quindi per non andare in una situazione così a caso e non essere al posto, come dicevo prima, al posto giusto, al momento giusto, quindi star lì a fare della panchina, a fare solo dei gran viaggi, ho evitato e sono andato, ho firmato a Siena, quindi ho fatto questa scelta. Questo può essere interessante, soprattutto per i ragazzi più piccolini, no? Che vedono comunque l'America come una cosa enorme, magari molto appetibile, però poi vedete che anche Pietro ha scelto l'ambiente migliore per lui, non l'ambiente migliore perché lo dicono gli altri, l'ambiente migliore per lui, esatto, la crescita. Però, cioè nel senso, io non avevo tra virgolette la sicurezza di o un interessamento vero dall'altra parte, se non l'avevo preso in considerazione ovviamente. No, certo, però valutare tutto è sempre, cioè, tutto, certo, esatto, è sempre fondamentale. Ti chiedo, tra tutte le città che abbiamo visto dove hai giocato, ok, e ce n'è una che hai più a cuore, che magari appunto si lega anche a un percorso fuori dal basket, a un momento fuori dal basket, in una città in cui hai vissuto che ricordi volentieri? Allora, sono stato bene un po' ovunque, mi adeguo e mi adatto bene, però sicuramente, anche per non far torto a nessuno in Italia, e poi la verità, sono stato molto molto bene a Madrid, mi è piaciuta molto. Ah, ok, nell'esperienza lì. Sì. Super. Carlo, allora, sì, facciamo direi l'ultima domanda prima di passare a un piccolo giochino. Ti chiediamo, con la maglia della nazionale, qual è il giocatore più forte che hai marcato? Visto che in Italia più o meno in quegli anni il mercato era sempre, insomma, era sempre quei giocatori, chi più chi, sì, meno. Ti chiediamo un po', anche contro le altre nazioni, chi ti è capitato di marcare più forte? Ti potrei dire tre nomi che sono uno Turkoglu, uno Nowitzki e uno Tony Parker. Sicuramente loro tre, poi scegliete voi chi è più forte di tre, non lo so. Io prendo gli altri due, tu scegliene uno, io prendo gli altri due. Quindi diciamo, dai, ti posso dire Turkoglu, che è anche nel mio ruolo, quindi ti dico lui. Ho capito, grazie. Ido Turkoglu. Esatto. Allora, passiamo subito al gioco. Vai, passiamo subito al gioco, ecco, che sono sicuro che a Pietro piacerà molto, sono sicuro. Allora, io sono molto curioso di sapere chi saranno, perché Pietro devi scegliere due tuoi compagni storici, di club o di nazionale, chi vuoi te, amici, compagni. Ok.
e insieme a te saranno oggetto di questo piccolo gioco. Saranno 10 domande a bruciapelo proprio. Ovviamente okay. Stiamo in cose che si possono dire. Beh, allora ti dico Daniel Hackett e il Mancio. Ok. Allora, tra Aradori, Hackett e Mancinelli, il giocatore con più talento? Devo rispondere io? Sì. Sì. Il Mancio. Il più pigro in difesa? È tra me e il Mancio, c'è una bella lotta. Chi ha più successo con i fan? E sottolineo i fan? Ma tutti e tre, dai. Ok, allora chi ha più successo con le fan? Mancio. Dovevo. A chi dei tre affideresti un ultimo tiro? Beh, a me. Beh, come direbbe da Tome, beh. Allora, a chi affideresti l'organizzazione di un tavolo in discoteca? Beh, lo devo fare io. Il migliore con cui andare fuori a cena? È una bella lotta, ragazzi, cioè, vi ho detto due che con cui vado d'accordo da Dio, quindi tutte e due, dai. Un torto lo devi fare, prima della fine del gioco un torto. Allora, fuori a cena ti dico con Daniel. Perché paga? Perché paga lui? No, perché va in follia. Allora, chi si veste peggio? È difficile qua, eh. Ti posso dire Daniel, dai. Chi invece si veste meglio? Vabbè, quello io. Chiaro. E l'ultima in grande spolvero, chi è il vero cagnaccio? Sono io. Chiaro. Questa era facile, dai. Abbiamo ottenuto la diplomazia fino alla quinta domanda dopo, dai. Dai, allora Pietro, noi avevamo questa idea qui. Allora, ci sono i ragazzi che ti vorrebbero fare le domande. A noi sembrava brutto nominarli e poi farti noi la domanda, quindi se riusciamo, noi li nominiamo. Okay. E gli apriamo il microfono, così magari possono fartela loro la domanda e rispondi direttamente a loro, se ti va. Ok. Super. Allora, questa domanda è di Nicolas Rolli. Nicolas? Proviamo, Ciao Pietro, volevo chiederti... Ciao Nicolas. C'è un motivo speciale perché hai preso il numero 21? Allora, i miei numeri che ho usato di più sono, vabbè, a parte il 10 a Imola, però che all'inizio sono il numero 21 e il numero 4 che utilizzo adesso. Il 4 in nazionale l'ho utilizzato spesso e poi l'ho utilizzato a Reggio Emilia e a Bologna, alla Fortitudo. Il 21 era il mio numero... di maglia preferito, perché mi piaceva esteticamente, perché lo utilizzava Kevin Garnett all'epoca, che è un giocatore che mi piaceva molto. Però poi mi sono passato al 4, perché è un numero anche a cui sono molto affezionato. Perché in nazionale, anni fa, c'era la regola che potevi scegliere i numeri da 4 al 20. E quindi ho scelto il 4 e l'ho tenuto. Ok, grazie. Ciao. Allora, andiamo con la domanda di Alberto Gaddoni. Alberto, ci sei? Dentro il cobra. Allora, ciao. Ciao Alberto. Com'è stata la tua esperienza a Imola e se hai ancora degli amici qui? Sì, allora, come ho detto prima, a Imola sono stato molto bene. Ero molto giovane, però ho fatto tante amicizie al di là delle persone che lavoravano con noi e con me, tipo Saba, all'interno del mondo della pallacanestro, ma anche in città, quindi come ho detto prima, tantissimi bei ricordi e quando posso ci torno sempre. Ok, grazie. Ciao. La prossima di Nathan Cavaia. Come sono stati i tuoi primi anni a Imola?
Come sono stati? I tuoi primi anni a Imola. No, nel senso ne ho fatto uno di anno. Però, come è stata la tua infanzia a Imola, appena ci sei arrivato? Ok, no, lei è un ragazzo normale che andava a scuola dal lunedì al sabato e poi il pomeriggio si allenava, quindi non ero ancora professionista tra virgolette a tutti gli effetti, perché la mattina non potevo allenarmi, andavo a scuola, ma è stato un bellissimo anno. Hai improvvisato, Nathan. Avevamo una domanda che era come ti stai allenando in questo periodo, l'hai cambiato sul momento. L'ha cambiata all'ultimo. Vabbè, te la faccio io allora, dai. Come ti stai allenando in questo periodo di quarantena? Allora, a Bologna, quando c'era proprio lockdown totale, mi allenavo in casa con dei programmi di Tabata, piuttosto che in FaceTime con due o tre amici. E mentre adesso qua a casa mia a Milano ho la palestra, la sala pesi, quindi con tutto lo spazio per il corpo libero e quindi posso fare molti più lavori. Fate anche... Saresti pronto a un eventuale ritorno? Sì. Fate anche sedute di squadra, vi siete sentiti per allenarvi assieme? No, 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 no. Quello no, quello è tutto in alto mare ancora. Ok, ok. Sentiamo, allora, c'erano due ragazzi che avevano fatto la stessa domanda. Sono Gulinelli Filippo e Manzone Gregorio. Se riusciamo a farla fare a Gregorio, che ti vuole chiedere del tuo percorso a Bologna. Ok. Innanzitutto ciao. E ciao. Volevo chiederti come hai affrontato il passaggio a una squadra come la Virtus a una squadra come la Fortitudo. Io a Virtus sono stato 2 anni, sono stati 2 begli anni, anche vincenti, dopodiché mi è stato comunicato a fine estate che non facevo più parte dei programmi e quindi la Fortitudo era molto interessata a me, anzi si è buttata subito su di me, c'erano alcune altre squadre interessate, però io ho colto la palla al balzo e... sono andato a Fortitudo perché amo Bologna, ci sto molto bene e poi perché la Fortitudo insomma, è una squadra storica che ho sempre seguito fin da piccolo e quindi ci hanno giocato fior di giocatori e quindi l'ho vissuto bene, insomma, mi sono trovato molto bene quest'anno. Aggiungo questa domanda per chiederti cosa si prova a giocare sotto l'ossa. È una bella sensazione. È una bella sensazione perché ti dà una carica incredibile, è sempre tutto pieno il Paladozza quando giochiamo in casa. E infatti se avessimo dovuto finire il campionato a porte chiuse o se dovessimo giocare a porte chiuse, quest'anno sicuramente avremmo vinto la metà delle partite senza pubblico. Quindi è un bel fattore, esatto. Un bel aiuto. Invece ti giro la domanda, da avversario, e ovviamente è un fattore, ma... come lo gestivi, come lo percepivi quando entravi e vedevi questo muro di gente? Contro la Fortitudo? Esatto, esatto. Contro la Fortitudo purtroppo ci ho giocato solamente una volta quando ero a Biella, perché poi la F ha avuto un sacco di problemi ed è tornata in Serie A solo quest'anno. E quindi solo una volta a Biella e mi ricordo che aveva quell'anno lì aveva un sacco di problemi. Ok, quindi non erano al massimo dello splendore proprio. Okay. Ti è andata bene, dai. Esatto, sono salvato. Ti è andata bene. Prossima domanda di un ragazzo che io quest'anno ho allenato personalmente, Angelo Cesariello. Angelo, ci sei? Sì. Ciao, Angelo. Ciao, Pietro. Ciao. Cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole prendere la tua stessa strada? Ma consiglierei di fare inizialmente, quando molto giovane, di fare una scelta per divertirsi e per investire su se stesso senza chiedere troppo, nonostante se fai una scelta devi farla con la testa e con la voglia di metterti in gioco. Però ecco, di lavorare, divertirsi sul campo, in compagnia dei compagni di squadra,
non voler troppo da se stessi, anche se non va le cose come vorremmo all'inizio, e pian piano si cresce e poi se hai talento e se l'hai perfezionato e ci hai lavorato sopra, le cose vengono. Allora, andiamo avanti con Pablo. Pablo La Rotonda, se ci sei, puoi fare la tua domanda a Pietro. Forse abbiamo... Se non c'è, te la faccio io. Ok. Va bene, magari te la faccio io, poi al massimo lo salutiamo se riesce a collegarsi. Comunque, Pablo ti voleva chiedere... percorso scolastico che sei riuscito a fare mentre ti allenavi e se ti va di raccontarci come le due cose devono convivere in un certo modo da professione. Allora, il percorso scolastico che ho fatto è stato un percorso che mi ha portato a cambiare varie scuole, perché ho iniziato a Brescia, dopodiché ho fatto 3 anni a Casal Pusserlengo, avevo iniziato il liceo linguistico, poi ho fatto lo scientifico e poi ho chiuso a Imola con lo scientifico. E, no, sono sempre andato a scuola, non ero uno dei primi, non ero l'ultimo, ero lì nella media. È importante finire la scuola, fondamentale, devi conciliarla con gli impegni sportivi, però puoi farcela benissimo, ecco, non è una cosa impensabile. Magari devi fare qualche sacrificio in più dei tuoi compagni, No, quello sì, quello sicuramente. I sacrifici quando decidi di andare via di casa, quelli sono la base, nessuno ti regala nulla. Ragazzi, avete aperto bene le orecchie, ce l'ha fatta un giocatore di A1, a conciliare studio e allenamenti, quindi ce la possiamo fare tutti. Sì. A parte gli scherzi. Prossima domanda. Massimo Nicolò. Se non c'è, gliela faccio io. Vabbè, io farei che gliele diciamo noi, così intanto loro si collegano e poi magari Pietro li saluta al volo, dai. Sennò... Va bene, ok, dai. Vai. Va bene. Ti chiede come si difende su un giocatore più veloce di te? Devi essere furbo, devi sfruttare e sapere le sue caratteristiche. Se lui è più veloce puoi giocare e sfidarlo un po' sul tiro. Comunque è importante sapere anche le caratteristiche dei giocatori che si ha davanti, non sono tutti uguali, ecco. Pietro, mi collego a questa cosa qui visto che hai giustamente detto che le caratteristiche degli altri sono importanti, magari ti danno una mano, quando invece magari giochi una partita in cui gli altri preparano su di te, magari ti tolgono, ti vogliono allontanare dal tuo zona di comfort, e cosa provi a fare, come la gestisci in generale? E l'importante è, allora, se loro preparano la partita su di te vuol dire che ti temono e vogliono metterti il bastone fra le ruote, quindi la prima cosa è, oltre alle cose tecniche, è una cosa mentale. Quindi la prima cosa da fare è non andare in panico, aspettare che la partita... Ci sono partite che devi aggredirle e altre devi aspettarle. Comunque è importante non perdere la concentrazione o la visione d'insieme, che è quella di fare la cosa giusta per la squadra. Quindi quello è fondamentale. Poi la partita avviene a te. Non tutte le partite puoi fare 25-30 punti, ce ne saranno alcune che farai 11 e... però magari fai 5 assist in più e quindi va bene uguale. Certo, magari cambiare il modo, magari da realizzatore passare più la palla può essere un'idea. Esatto. Fare cose diverse, insomma. Sì, sì, assolutamente. Okay. Perfetto. E, Federico Bicci ti chiede come si gestisce l'ansia da prestazione prima delle partite? Come la gestisci tu, ovviamente? No, prima delle partite me ne sto a casa, in relax, concentrandomi, ho la mia routine in cui riposo il pomeriggio, poi arrivo al palazzo tranquillo, con la fiducia di aver lavorato bene durante la settimana e essere preparato, quindi è ovvio che c'è la tensione, la voglia di far bene, la tensione che sale, poi dipende anche dalle partite quanto contano,
però una volta che tiri su, alzi la palla a due, poi si va. Sì, lascia andare le mani, ecco. Sì, sì. Anche perché se le tieni contratte alla fine. Sì. Mi dicevo, leggevo un'intervista di Tommy Marino che questa cosa è cambiata molto durante la sua carriera. Da molto giovane gli si congelava proprio la mano, entrava in campo che aveva la mano congelata. Ok. E piano piano con la confidenza quello ovviamente aiuta, ma più di tutti il lavoro che hai fatto prima, cioè pensare a quello aiuta tanto, immagino. Assolutamente, quello sì, assolutamente. Tu e il percorso da, ovviamente immagino, da giovane ad adesso sia cambiato la tensione magari per una partita, ma come l'hai allenata, se l'hai allenata o è venuta da sola? Come mi approccio, dici? Sì, esatto, il tuo approccio alla partita. No, l'approccio non è mai cambiato, sono sempre stato uguale. A me piace giocare se c'è tanto pubblico, mi piacciono le situazioni in cui c'è pressione e mi piacciono quelle situazioni lì. E no. Poi non sempre va bene, alcune volte giochi le partite più sottotono rispetto o peggiori rispetto a come vorresti, però poi torni in palestra e lavori e ti alleni, ti fai trovare pronto alla prossima partita e vai avanti. Questo è fondamentale per loro soprattutto. Ok Pietro, ci mancano due domande. Ok. Lorenzo Vannini, se ci sei velocemente te la facciamo fare. Ciao Pietro. Ciao. Volevo chiederti quando hai esordito in Serie A e che sensazioni hai provato in quel momento? Ho esordito in Serie A una partita con Milano al Forum contro Napoli e ci sono state belle emozioni, però siccome sono molto competitivo avevo giocato 10 minuti e fatto 0 punti, quindi mi dava fastidio nonostante avessi vinto ed ero felice per quello, però non, anche se era il mio esordio comunque rosicavo perché volevo far qualcosa in più, far vedere qualcosa in più, dimostrare che giocatore ero in quel momento e quindi avevamo giocato a mezzogiorno al Forum, mi ricordo, e poi di domenica e lunedì mattina poi ero tornato in palestra, ovviamente, che ricominciavamo la settimana ancora più affamato di prima, quindi sapendo che era un punto di partenza. Super, grazie. Abbiamo due ragazzi che sono insieme e vogliono farti una domanda. Sono sicuro che ci sono perché li ho visti prima. I Vicentini. Riccardo e Massimiliano. Ciao Pietro, noi ti volevamo chiedere, quando sei a 0 su 8 da 3 oppure dal campo, come gestisci psicologicamente la tua partita? Cioè, continui a tirare o fai altre cose? Se sei in una serata così, magari puoi anche dedicarti ad altre cose, non per forza, o sei in panchina o comunque se sei in campo perché stai facendo altre cose fondamentali per la squadra e quindi è giusto così, non sempre si può finire la partita a vincere ad essere i protagonisti, vorremmo sempre esserlo, però ci sono anche gli avversari, c'è anche le situazioni diverse, le giornate, quindi è importante anche fare altre cose e adeguarsi e adattarsi alla situazione. Ok, grazie. Allora Pietro, ti faccio questa domanda magari per dei ragazzi un po' più grandi e magari usciti da un settore da tutto il percorso giovanile, arriva l'età, magari hai finito l'under 18 e magari c'è la possibilità di fare un'esperienza all'estero, tu che sì. Hai fatto quell'esperienza prima in Turchia e poi in Spagna, cosa hai preso da quell'esperienza e cos'è la cosa all'estero, magari ovviamente ti apre la mente, vedi cose diverse, ma cos'è davvero che ti porti dietro da quell'esperienza? Ma dall'estero devi essere forte mentalmente per andarci, però è assolutamente un'esperienza da fare. Io, se ci fossero state le condizioni che mi piacevano, avrei continuato. Però apri, come hai detto tu, sicuramente apri la mente, vedi situazioni nuove, modi di pensare, di giocare nuovi, ti fai nuove conoscenze, nuove amicizie che poi ti porti avanti nel tempo
Io ho un sacco di amici a Madrid che sento spesso, ci si vede quando vado in Spagna in vacanza, e questo è il lato della vita. Dal lato tecnico vedi un altro modo di giocare e di interpretare la pallacanestro, che è sempre fondamentale e ti fa diventare sicuramente una persona, ma anche e soprattutto un giocatore migliore. L'hai cercato tu quell'anno? Volevi andare via? Sì, no, volevo andare all'estero. Prima c'è stato Galatasaray, poi era l'anno che c'era anche Prandelli nel calcio, che sono una polisportiva, sia basket che calcio, e c'erano un sacco di premi economici. E poi Madrid, sì. L'hai cercato tu. Ok, grazie mille. Grazie mille, Pietro. Prego. Allora, Carlo, saluterai Pietro, che ormai è un'ora che, che lo... Esatto, ragazzi, siamo quasi... Qua. Siamo in dirittura finale. Pietro... Non voglio sprecare in ulteriori ringraziamenti. Voleva prima ringraziarti il nostro, diciamo, direttore generale delle giovanili, e poi dopo ti faccio dire le ultime due cose. Mi era venuta in mente una cosa, quindi se c'è Fulvio, che è detto Zeta, ti voleva ringraziare a nome un po' della società per questa... Era il dirigente delle giovanili anche quando tu eri a Imola, quindi diciamo che figura storica, ti voleva ringraziare e salutare i ragazzi. Dopodiché ti rubo solo gli ultimi due minuti e poi ci salutiamo. Va bene. Ciao Pietro, non so se ti ricordi, ci vedevamo alle feste dei ragazzi. Comunque io so che Imola sempre ti ha seguito in tutto il tuo percorso. A nome della società, dello staff e di tutti i ragazzi, noi ti ringraziamo per la bellissima ora che ci hai concesso, e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro. Ok. Che lupo, grazie Fulvio, grazie. Ciao Pietro. Pietro, ci accodiamo ai ringraziamenti, ti lasciamo Max adesso, grazie mille. Bene. Pietro, grazie di tutto. Io spero tantissimo, bimbi, secondo me è passata velocissima questa ora, perché è stato veramente interessante, ma più che dire grazie, io Pietro posso dire che spero di vederti prima o poi al mare, visto che... Speriamo di sì, che aprono queste spiagge, soprattutto come... io sai che sono molto legato all'Emilia Romagna e alla Romagna, quindi appena si può. Speriamo di vederci nello stesso solito bagno, che tra l'altro esatto. Ma a parte questo, volevo chiederti, e poi ci salutiamo veramente, se dici qualcosa tu ai nostri ragazzi, sai, si potrebbe parlare di un'infinità di cose con i bambini e con i ragazzi, quindi il primo messaggio che ti viene in mente da dire ai nostri ragazzi, qui ci sono ragazzi che fanno giovanili perché magari ci credono, ci sono ragazzi che fanno giovanili perché si divertono tanto, ci sono bimbi del mini basket che sono alle primissime armi, come prima tu hai ricordato anche il mini basket, quindi qualsiasi cosa che ti venga in mente, e poi un ciao direi da parte di tutti e 100 i presenti. Allora, no, il messaggio che vi posso dare, quello che penso e l'ho vissuta come l'ho vissuta io, è che indipendentemente dalla motivazione che vi spinge, che sia, come dicevi tu, chi ci crede, chi si vuole divertire, chi vuole fare attività fisica, l'importante è divertirsi in gruppo, perché gli sport di squadra... Sei andato di un secondo, quindi se ripeti la frase si è oscurato. No, dicevo, l'importante è divertirsi e saper stare in un gruppo, perché fa la differenza anche nella vita. Sapere fare uno sport di squadra ti aiuta moltissimo a rapportarti, ad affrontare quelle situazioni che ti danno fastidio, che non ti fa star bene, non le vivi bene. Ti aiuta molto, e quindi a quell'età lì, quando sei così giovani, queste sono le cose fondamentali, e poi crederci, lavorare su se stessi, che le cose vengono. Bene. Grazie Pietro, ti saluto, ti lasciamo tornare. Grazie a voi. Grazie mille, in bocca al lupo. Vita a Milano, grazie. Crepi, ciao ragazzi, grazie. Facciamo un applauso. Pietro. Ciao.